Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ricorda la strage di Marcinelle dell'8 agosto 1956, quando un incendio in una miniera di carbone in Belgio uccise 262 persone e tra questi 136 italiani. E dice, era l'8 agosto del 1956 a Marcinelle in Belgio, un incendio divampato in una miniera di carbone uccise 262 persone, tra cui 136 italiani. È doveroso non dimenticare e dedicare un pensiero alle vittime, con l'impegno che il lavoro sia sempre più sicuro e con la speranza che nessuno paragoni i nostri emigrati italiani del passato. I nostri nonni e bisnonni andati a lavorare in tutto il mondo a cui nessuno regalava niente, ai troppi clandestini fatti arrivare in Italia negli ultimi anni e mantenuti a spese degli italiani. Una preghiera. Vorrei aggiungere qualcosa su quanto detto da Matteo Salvini. Proprio oggi, ieri, sul Corriere della Sera c'era un articolo con il titolo A quando anche noi eravamo migranti. Certo, l'Italia è stato un paese, è tuttora un paese di migranti, persone che prendevano le navi e andavano a cercare fortuna in America, in Argentina, in Paraguay, Uruguay. Ci sono tantissimi italiani in Argentina, ad esempio. In Argentina si sentono italiani, anche le costruzioni, le città sono fatte in stile italiano dai migliaia e migliaia e migliaia di italiani arrivati lì nel passato a cercare un futuro migliore perché l'Italia non era una grande potenza come lo è adesso, era un paese uscito dalla guerra con le ossa rotte. Ovviamente, come dice Matteo Salvini, e come ho visto paragonare in tanti giornali, anche noi eravamo migranti. Un momento, noi eravamo migranti, sì, ma con i documenti. Migranti con i documenti. Voi sapete che in un paese come in America si entra con i documenti in regola. E non sempre si entra anche con i documenti. Quanti italiani hanno fatto fatica per riuscire a entrare con tutti i documenti possibili e immaginabili? Quindi, le frontiere, non è che con i documenti le frontiere si spalancano. Tu alzi il passaporto e si aprono le porte automaticamente. Eh no, devi dimostrare questo, devi dimostrare o ricongiungimenti familiari, devi dimostrare di portare dei soldi per costruire un'attività, devi dimostrare come ti vai a mantenere. In alcuni paesi non entri se prima non hai un lavoro. E uno dice, ma come faccio prima ad avere un lavoro se non entro? È così. In alcuni paesi per poter entrare devi dimostrare che qualcuno ti abbia già chiamato per un lavoro. Quindi paragonare gli italiani di inizio secolo che con documenti alla mano andavano a cercare fortuna in America con clandestini che entrano in Italia senza documenti. Senza documenti poi non puoi lavorare, dormi in stazioni, dormi nei parchi, ti dedichi a qualunque tipo di attività per mangiare, perché se no muori di fame, quindi non si può fare questo paragone. Quindi sotto questo aspetto Matteo Salvini dice va bene, Italia paese di migranti, però migranti con i documenti. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.